Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Mi hanno consigliato di accorciare un po' questo discorso, perché è un po' lunghetto, no? Ma ho cercato di farlo, ma non sono riuscito. Tante cose venivano, di qua. Ma voi avete pazienza, no, perché non vorrei lasciare da dire tutto quello che vorrei dire su Don Primo Mazzolari. Sono pellegrino qui a Bozzolo e poi a Barbiana, sulle orme di due parroci che hanno lasciato una traccia luminosa, per quanto scomoda, nel loro servizio al Signore e al popolo di Dio. Ho detto più volte che i parroci sono la forza della Chiesa in Italia, e lo ripeto. Quando sono i volti di un clero non clericale, come quest'uomo, essi danno vita a un vero e proprio magistero dei parroci, che fa tanto bene a tutti. Don Primo Mazzolari è stato definito il parroco d'Italia. Non spetta a me raccontarvi o analizzare l'opera di Don Primo. Ringrazio chi negli anni si è dedicato a questo. Preferisco meditare con voi, soprattutto con i miei fratelli sacerdoti, che stanno qui, anche quelli di tutta l'Italia. Per questo è il parroco dell'Italia. Meditare l'attualità del suo messaggio, che pongo simbolicamente sullo sfondo di tre scenari che ogni giorno riempivano i suoi occhi e il suo cuore: il fiume, la cascina e la pianura. Don Primo ha svolto il suo ministero lungo i fiumi, simboli del primato, della potenza, della grazia di Dio che scorre incessantemente verso il mondo. La sua parola predicata o scritta attingeva chiarezza di pensiero e forza persuasiva alla fonte della parola del Dio vivo, nel Vangelo meditato e pregato, ritrovato nel crocifisso e negli uomini, celebrato in gesti sacramentali, mai ridotti a puro rito. Predicando ai seminaristi di Cremona, ricordava: «L'essere un ripetitore è la nostra forza. Il sacerdote è un ripetitore, però questo suo ripetere non deve essere senza anima, passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che ripeto ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di mio per far vedere che credo a ciò che dico. Deve essere fatto in modo che il fratello senta un invito a ricevere la verità». Nel suo scritto La parrocchia, egli propone un esame di coscienza sui metodi dell'apostolato, convinto
che le mancanze della parrocchia del suo tempo fossero dovute a un difetto di incarnazione. Ci sono tre strade che non conducono nella direzione evangelica. La strada del lasciar fare è quella di chi sta alla finestra a guardare senza sporcarsi le mani, quel balconare la vita. Ci si accontenta di criticare, di descrivere con compiacimento amaro e altezzoso gli errori del mondo intorno. Questo atteggiamento mette la coscienza a posto, ma non ha nulla di cristiano, perché porta a tirarsi fuori con spirito di giudizio, talvolta aspro. Manca una capacità propositiva, un approccio costruttivo alla soluzione dei problemi. Secondo metodo sbagliato è quello dell'attivismo separatista. Ci si impegna a creare istituzioni cattoliche, banche, cooperative, circoli, sindacati, scuole. Così la fede si fa più operosa, ma, avvertiva Mazzolari, può generare una comunità cristiana elitaria. Si favoriscono interessi e clientele con un'etichetta cattolica. Si tende ad affermare ciò che divide rispetto a quello che unisce. Il terzo errore è il soprannaturalismo disumanizzante. Ci si rifugia nel religioso per agitare le difficoltà e le delusioni, per aggirare le difficoltà e le delusioni che si incontrano. Ci si strania dal mondo, vero campo dell'apostolato, per preferire devozioni e la tentazione dello spiritualismo. Ne deriva un apostolato fiacco, senza amore, la cascina. Al tempo di Don Primo era una famiglia di famiglie. La cascina, la cassa, ci dicono l'idea di chiesa che guidava Don Mazzolari. La parrocchia è il luogo dove ogni uomo si sente atteso, un focolare che non conosce assenze. Don Mazzolari è stato un parroco convinto che i destini del mondo si maturano in periferia e ha fatto della propria umanità uno strumento della misericordia di Dio alla maniera del padre della parabola evangelica. Questo sguardo misericordioso ed evangelico sull'umanità lo ha portato a dare valore anche alla necessaria gradualità. Il prete non è uno che esige la perfezione, ma che aiuta ciascuno a dare il meglio. Diceva, accontentiamoci di ciò che possono dare le nostre popolazioni. Abbiamo del buon senso. Non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. Io vorrei ripetere questo e ripeterlo a tutti i preti dell'Italia e anche del mondo. Abbiamo del buon senso, non dobbiamo massacrare le spalle della povera gente. E se per queste aperture veniva richiamato all'obbedienza, la viveva in piede l'obbedienza, da adulto, da uomo, e contemporaneamente in ginocchio, baciando la mano del suo vescovo che non smetteva di amare. Il terzo scenario, prima era il fiume, secondo la cascina, il terzo scenario è quello della vostra grande pianura.
Chi ha colto il discorso della montagna non teme di incontrarsi come viandante e testimone nella pianura che si apre senza rassicuranti confini. Vi incoraggio, fratelli sacerdoti, ad ascoltare il mondo, chi vive e opera in esso, per farvi carico di ogni domanda di senso e di speranza, senza temere di attraversare deserti e zone d'ombra. Così possiamo diventare Chiesa povera per e con i poveri. La Chiesa di Gesù, quella dei poveri, è definita da Don Primo un'esistenza scomodante, e la Chiesa ha bisogno di convertirsi al riconoscimento della loro vita per amarli così come sono. I poveri, diceva, i poveri vanno amati come poveri, cioè come sono, senza far calcoli sulla loro povertà, senza pretesa o diritto di ipoteca, neanche quella di farli cittadini del Regno dei Cieli, molto meno dei proseliti. Lui non faceva proselitismo, Lui non faceva proselitismo, perché questo non è cristiano. Papa Benedetto XVI ci ha detto che la Chiesa, il cristianesimo, non cresce per proselitismo, ma per attrazione, cioè per testimonianza. È quello che Don Primo Mazzolari ha fatto, testimonianza. Il servo di Dio ha vissuto da prete povero, non da povero prete. C'è una differenza, Cari amici, vi ringrazio di avermi accolto oggi nella parrocchia di Don Primo. A voi e ai vescovi dico: siate orgogliosi di aver generato preti così, e non stancatevi di diventare anche voi preti e cristiani così. Anche ciò chiede di lottare con se stesse, chiamando per nome le tentazioni che ci insidiano, lasciandoci guarire dalla tenerezza di Dio. Il Signore, che ha sempre suscitato nella Santa Madre Chiesa pastori e profeti secondo il suo cuore, ci aiuti oggi a non ignorarli ancora, perché essi hanno visto lontano, e seguirli ci avrebbe risparmiato sofferenze e umiliazioni. Con questo spirito di comunione fraterna, con voi e con tutti i preti della Chiesa in Italia, con quei bravi parroci, vorrei concludere con una preghiera di Don Primo, parroco innamorato di Gesù e del suo desiderio che tutti gli uomini abbiano la salvezza. Così pregava Don Primo: sei venuto per tutti, per coloro che credono e per coloro che dicono di non credere. Gli uni e gli altri, a volte questi più di quelli, lavorano, soffrono, sperano perché il mondo vada un po' meglio. O Cristo, sei nato fuori dalla casa e sei morto fuori della città per essere in modo ancor più visibile il crocevia e il punto di incontro. Nessuno è fuori della salvezza, Signore, perché nessuno è fuori del tuo amore,
che non si sgomenta né si raccorcia per le nostre opposizioni o i nostri rifiuti. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono venuto a Barbiana per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve perché sia difesa e promossa la loro dignità di persone con la stessa donazione di sé che Gesù ci ha mostrato fino alla croce. Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo allievi di Don Lorenzo Milani. Siete testimoni della sua passione educativa, del suo intento di risvegliare nelle persone l'umano per aprirli al divino. La scuola per Don Lorenzo non era una cosa diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto con cui svolgere quella missione, dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo. E quando la decisione del vescovo lo condusse da Calenzano a qui, tra i ragazzi di Barbiana, capì subito che il Signore aveva permesso quel distacco, era per dargli dei nuovi figli da far crescere e da amare. Ridare ai poveri la parola, perché senza la parola non c'è dignità e quindi neanche libertà e giustizia. Questo insegna Don Milani. Ed è la parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro e alla piena appartenenza alla Chiesa con una fede consapevole. Sono qui anche alcuni ragazzi e giovani che rappresentano per noi i tanti ragazzi e giovani che oggi hanno bisogno di chi li accompagni nel cammino della loro crescita. Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongono al servizio della crescita delle nuove generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situazione di disagio. La vostra è una missione piena di ostacoli, ma anche di gioie. Ma soprattutto è una missione d'amore, perché non si può insegnare senza amare e senza la consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che si riconosce, quello di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall'amore, dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene comune. Troviamo scritto in lettera a una professoressa: «Ho imparato
che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Questo è un appello alla responsabilità. Infine, ma non da ultimo, mi rivolgo a voi, sacerdoti, che ho voluto accanto a me qui a Barbiana. Alcuni di voi siete testimoni dell'avventura umana e sacerdotale di Don Lorenzo, altri ne siete eredi. A tutti voglio ricordare che la dimensione sacerdotale di Don Lorenzo Minani è alla radice di tutto quanto sono andato rievocando finora di lui. Dimensione sacerdotale è la radice di tutto quello che ha fatto. Tutto nasce dal suo essere prete, ma a sua volta il suo essere prete ha una radice ancora più profonda, la sua fede. Così ha detto Don Bensi: per salvare l'anima venne da me. Da quel giorno d'agosto fino all'autunno si ingozzò letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito per l'assoluto, senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo. Senza questa sete di assoluto si può essere dei buoni funzionari del sacro, ma non si può essere preti, preti veri, capaci di diventare servitori di Cristo nei fratelli. E prima di concludere, non posso tacere che il gesto che oggi compiuto vuole essere una risposta a quella richiesta più volte fatta da Don Lorenzo al suo vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale. Dal cardinale Silvano Piovanelli, di cara memoria, in poi gli arcivescovi di Firenze hanno in diverse occasioni dato questo riconoscimento a Don Lorenzo. Oggi lo fa il vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di Don Milani. Non si tratta di cancellare la storia o di negarla, bensì di comprenderne circostanze e umanità in gioco, ma dice che la Chiesa riconosce in quella vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa. Pregate per me, non dimenticatevi, che anche io prenda l'esempio di questo bravo prete. Grazie della vostra presenza, che il Signore vi benedica, e voi sacerdoti tutti, perché non c'è pensione nel sacerdozio, tutti avanti, avanti e con coraggio, grazie.